altre che mi hanno chiesto come imposto la mia routine quotidiana visto che vi ho parlato di menopausa di invecchiamento di rimanere belle contente nonostante questi piccoli disagi nonostante questo tempo naturale della vita mi avete chiesto ma qual è la tua routine perché ho accennato a delle routine nel video allora io non ho grandi routine perché? Perché ogni giorno per me è un giorno diverso. Ci sono mattine in cui devo rimanere a casa perché ho delle sessioni o perché magari mi sono programmato un tempo di studio, di scrittura eccetera. E ci sono mattine come questa che devo andare magari in ospedale a fare una visita o a ritirare un referto. Oggi ho ritirato un referto di una visita fatta precedentemente. Per cui cosa fare? Ci vuole un video, ve lo faccio appena arrivo a casa, così vi racconto la routine mista che ho. Allora, eccomi qua, sono tornata a casa. Uso questo microfono in mano in modo tale che non debba alzare la voce perché qui il quartiere è talmente silenzioso che se io parlo a voce alta a distanza come di solito faccio, succede che mi sentono dovunque e anche se lo metto qui non è proprio Così utile, allora eh, mi si chiedeva della mia routine quotidiana e io vi devo. Deludere, non lo so. Comunque sarò impopolare, ma io non vi offrirò una vera e propria routine. Lo so che la maggior parte dei guru, del coaching, comunque eh, lavorano tantissimo parlando di routine, perché c'è tantissima gente che ha bisogno di essere magari inquadrata, che ha bisogno di questo genitore esterno che aiuti ad impostare la vita. Però il mio incoraggiamento per voi, che poi è lo stesso cammino che ho fatto io, è quello di imparare ad essere genitori di voi stesse. Essere genitore di voi stesse significa imparare a mh, introiettare quel materno che magari vi è mancato, ma anche quel paterno, per cui una parte che coccola, che accudisce, che incoraggia, che stimola, che protegge, che amoreggia con noi, un altro lato di noi che invece eh, ci sa ammonire, ci sa anche rimproverare quando è il momento. Come si fa a fare questo? Normalmente si fa proprio... Eh, traendo ispirazione, ispirazione da una figura che stimate, che ritenete adatta ad esservi da genitore, e anziché chiederle di farlo. Quindi anziché eh, lasciarvi istruire, semplicemente osservare lo stile di vita che questa persona ha ed eventualmente adottare alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti e anche alcune abitudini che vi servono per sapervi gestire da sole, perché la routine vi incatena e non è sempre semplice starci dentro. Anzi, spesso diventa fonte di ansia e di senso di inadeguatezza. Perché? Perché non è semplice fare ogni giorno le stesse cose, con la stessa frequenza, nella stessa sequenza e negli stessi orari. Quindi vi parlerò di una non routine, vi parlerò piuttosto di buone abitudini che potete integrare nel vostro quotidiano, che vi renderanno la vita sicuramente migliore, anche più facile dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto vi daranno un rimando di amore per voi stesse e di grande capacità decisionale. Avete facoltà di gestire le vostre giornate nella misura che ritenete migliore per voi. Questo è il vero regalo di adultità che un coach vi può fare. Quindi le mie buone abitudini, le mie routine sono qualcosa di estremamente flessibile. Ci sono le mattine che mi alzo presto perché decido di dover fare molte cose, ma se ho disponibilità di dormire un'ora in più lo faccio per me stessa. Quello che non manca mai sono una serie di atteggiamenti, di abitudini, di buone cose da fare che sicuramente facilitano la vita. Per esempio non manco mai di rifare il letto perché è un rimando positivo, è un modo di iniziare la giornata facendo qualcosa di concreto, di bello. Per cui a che ora lo facciamo? Lo decidiamo noi, spesse volte non è la prima cosa che faccio. Sicuramente una delle prime cose che mi capita di fare è la colazione, perché è una cosa a cui non rinuncio. Io la mattina trovo il caffè sul comodino, spesse volte lo trovo freddo perché Luciano esce alle otto e mezza, me lo lascia lì. Se mi alzo con lui lo trovo caldo, se mi alzo alle nove e mezza lo bevo freddo. Però mi fa piacere berlo nel letto, magari dare un'occhiata veloce. Ai social tanto per capire cosa è successo dal giorno prima, dopodiché io mi alzo e vado immediatamente a fare colazione. Questo, se non altro, è rutinario, ma per necessità personale. Tra buona abitudine in una routine più o meno casuale è quella di passare l'aspirapolvere perché con tre: pelosi dentro casa tra poco quattro, vi garantisco che al mattino sul parchè scuro in ciliegio c'è una distesa di peli infinita, questi fanno vita notturna, per cui ciuffi di pelo da qualche parte, peli sparsi dall'altra, passare la spirapolvere è un'abitudine ovviamente buona per quello che riguarda le pulizie, ma in questo caso specifico è un'abitudine non solo indispensabile, ma proprio salutare, cioè mh, camminare in mezzo ai peli non piace a nessuno, per cui questa veramente una delle primissime cose che mi capita di fare perché mi disturba vederli e perché non è bello che siano lì. Quindi rifare il letto, quindi la colazione, quindi l'aspirapolvere, poi se c'è tempo anche spolverare, se c'è tempo anche rassettare, togliere le cose di giro, anche se normalmente quella è una cosa che mi capita di fare di più la sera prima di andare a letto. Buona abitudine alla quale non rinuncerò mai è il self care a livello di viso. Per cui eh, torificazione, acqua di rose, voi lo sapete, sono innamorata crema contorno occhi, crema viso collo e poi mi trucco mi trucco anche se devo stare a casa in primis perché molte volte a casa devo anche lavorarci perché magari ho delle sessioni online da remoto per cui ovviamente in videochiamata eh, devi avere un aspetto curato perché stai lavorando quindi non esiste che rimani in pigiama o che sei struccato o spettinata, mi piace stare a posto ma vi garantisco che anche se non ho delle mh, telefonate, delle videochiamate da fare Magari devo scrivere il mio libro, o devo lavorare su un progetto. Riesco molto meglio se ho cura di me come se stessi andando in ufficio, anche se in ufficio non vado perché il mio ufficio è nelle pareti di casa. Quindi sicuramente mi trucco e mi vesto, non in gingerie, ma mi vesto volte mi capita di dover uscire perché ho delle commissioni come questa mattina, per cui mi metto anche un po' più in gingheri, no? Metto la collana, comunque metto anche gli anelli, l'orologio che non sempre metto quando sono in casa perché mi piace avere le mani più libere, mi piace andarmi a lavare le mani senza dover togliere gingilli di dosso e Penso al mio pranzo, a una certa ora comincio a, a capire che cos'è che devo mangiare, quindi magari consulto le istruzioni della mia nutrizionista per capire se devo tirar fuori qualcosa dal congelatore piuttosto che magari organizzarmi se manca qualcosa per uscire a comprarlo. Quindi questa è una serie di cose che faccio. Un'altra buona abitudine che ho inserito è quella di fare un pochino di movimento fisico, per cui eh, altre volte è stata la cyclette, ultimamente è la bicicletta. Quindi mi riservo quella mezz'ora, soprattutto all'imbrunire, quando fa meno caldo, per farmi almeno 30 minuti in giro in bicicletta per il quartiere. Per quello che riguarda il momento dei pasti, io e mio figlio, visto che lui sta a casa, adesso ha finito la scuola in vacanza, quindi siamo insieme tutto il giorno a casa quando lavoro in casa, siamo due solitari, due indipendenti per quello che riguarda il pranzo, poiché la cena la viviamo tutti insieme, a tavola parliamo. Eh, ci raccontiamo la giornata insomma condividiamo tantissimo durante la cena e il dopo cena all'ora del pranzo eh, a me piace sinceramente sentirmi come fossi sola io ho un grande bisogno di momenti miei personali e Giona grazie al cielo è identico a me da buon vergine lui si ritaglia i suoi momenti per cui pranziamo praticamente in due punti diversi di casa lui ama tantissimo pranzare davanti ai suoi video, alle sue cose al cellulare, spesso è in videochiamata con gli amici per cui ha una vita sua gli preparo qualcosa, a volte si prepara qualcosa da solo. Lui rimane in cucina dove c'è il tavolo, anche perché abbiamo un tavolino che si può rendere abitabile e mangia lì. Invece adoro mangiare in salotto davanti alla TV. Cosa guardo? Normalmente guardo cose che ho già visto, lo trovo rasserenante, lo trovo rilassante, specie se ho avuto una mattinata impegnativa, se ho dovuto parlare tanto, se ho dovuto ascoltare tanto. Il mio modo di votare la mente è eh, magari guardarmi dieci volte lo stesso film o guardarmi, non lo so, qualcosa che sia più rilassante, che non mi faccia pensare troppo, perché in quel momento devo depurare e soprattutto prepararmi ad un'altra mezza giornata in cui magari ho altri colloqui o comunque... Ha delle cose impegnative da fare. Quindi mangiamo separatamente a tre metri di distanza, ognuno in una stanza. Eh, non è assolutamente triste, vi garantisco, perché è esattamente quello che desideriamo entrambi e lo viviamo come un momento tutto dedicato a noi. Io se dovessi stare tutto il giorno in compagnia di persone comincerei a stare veramente male perché sono altamente sensibile e ho bisogno dei momenti di pausa interiore in cui non parlo proprio con nessuno devo pranzare o con una delle mie figlie o con una collega o con un'amica o con Luciano perché magari eh, devo stare un tempo in officina a occuparmi un po' dell'amministrazione ovviamente sono in compagnia però faccio sempre in modo e in maniera da ritagliarmi durante l'arco della giornata dei momenti di eh, spazio personale che può essere magari lo spazio in cui ascolto la musica canto ballo può essere il momento in cui faccio un piccolo viaggetto intorno a Roma Può essere il momento in cui mi chiudo in un centro commerciale a vedere cose o dentro una libreria perché ho necessità di questi tempi e la fortuna di avere un lavoro come il mio è proprio quella di potersi organizzare il proprio calendario in base alle esigenze. Qui le visite, qui le sessioni, qui lo spazio per i figli, ma sempre durante l'arco di ogni giornata mi ritaglio almeno un'ora per dedicarmi a me. Questa è una cosa secondo me salutare che dovremmo fare tutte. È il momento in cui sento Luciano, il mio compagno, e possono essere momenti sporadici durante la giornata, qualche messaggino, qualche saluto, qualche informazione di servizio a livello familiare o lavorativo. Eh, però c'è la telefonata del dopo pranzo che è una videochiamata solitamente di qualche minuto in cui ci salutiamo, ci raccontiamo un po' come sta andando la giornata, se ci sono criticità, cose da fare, progetti. Per esempio, stasera ricord ricordo adesso che abbiamo un concerto all'aperto e, e forse incontrerò pure un paio di amici. Per cui. Eh, ci sono anche queste cose un po' al di fuori no? di quello che è la routine. Quello che però non manca mai, eh, soprattutto verso il finire della giornata, è la cura del viso in relazione proprio allo struccarsi per bene, mettere le creme eccetera e la doccia, che può essere mh, dopo la bicicletta, quindi prima di iniziare a preparare la cena, come può essere subito dopo la cena o al nostro ritorno, se usciamo prima di andare a letto come vi dicevo prima c'è uno spazio conviviale per la famiglia quando si ritrova la sera a volte siamo solo noi tre a volte si aggiunge qualche figlio ma comunque a volte arrivano anche amici ovviamente ma comunque cerchiamo di goderci il tempo della cena insieme e dopo cena se non usciamo e non abbiamo altri impegni ci piace condividere del tempo sul divano guardando un buon film altre volte invece si fanno chiacchiere poi ognuno prende il suo libro se lo legge quando guardiamo il film magari il libro viene letto la sera a letto c'è cioè un Momento anche di condivisione, ognuno ha il suo libro, se ne sta lì quieto, in silenzio a leggere. Ogni tanto ci interrompiamo, perché magari abbiamo la rivelazione della vita su una cosa che leggiamo e quindi piace condividerla sul momento. E così passano le giornate: quindi la cura della casa, del giardino, dei nostri animali. Eh, lo spazio per gli amici, lo spazio in solitudine, lo spazio per la famiglia, ma soprattutto tanto tanto amore per se stesse, per se stessi, anche. Alimentazione nel ricordarsi di prendere le medicine, nella cura del proprio corpo, nella cura della propria salute, ricordarsi di bere, che per me è sempre un grande problema, devo proprio andare a caccia della bottiglia perché se non mi ricordo di portarla dietro ovunque, poi non bevo a sufficienza. Cos'altro dire? Cercare di coltivare un atteggiamento nei confronti della vita sempre abbastanza positivo, resiliente, sempre abbastanza incoraggiante. Ogni tanto arriva qualche tramvata perché nella vita succede: può essere di tipo lavorativo, può essere di tipo affettivo, ecco, situazioni particolari di malattie di qualche congiunto, un figlio che ti dà una preoccupazione succede in tutte le cose della vita qualche inceppatura seria sul lavoro però abbiamo imparato che sono stagioni sono stagioni della vita e stagioni anche dell'anima perché molto dipende da come le prendiamo le cose che accadono, quindi diciamo le, le onde emozionali a un certo punto possono essere gestite anche da un giusto pensiero questo che è apparentemente rutinario anche se è scompaginato in quanto a orari, tempistiche eccetera perché deve essere assolutamente fluido se no diventa un altro carcere allora noi cerchiamo la routine per sfuggire da un tipo di carcere interiore e andiamo a finire un carcere esteriore che poi ci schiavizza e ci fa sentire sbagliate nel momento in cui non riusciamo a stare sul pezzo perché capitano cose che scompaginano un pochino le routine no quindi in tutto questo che sono gesti di cura che parlano di amore per se stesse, ovviamente si snoda la vita, quindi si snoda il nostro compito, la nostra missione, anche non soltanto lavorativa, quotidiana, eccetera, ma la nostra missione interiore, quello che è la risposta a una chiamata, quello che è la risposta a una missione, a un valore che perseguiamo e che diventa un po' il raggio traente delle nostre giornate. Se è questo che non riuscite a trovare, perché la cosa più importante è trovare questo tipo di raggio di felicità, è lì che dovete chiedere aiuto a un professionista di che aiuterei una persona che me lo chiede ad impostare per se stessa un giusto modo di vivere la vita. È una routine, però personalizzata, non sono consigli generali che tutti seguono come una massa. È un consiglio, è una impostazione in base allo stile di vita di quella persona e alle sue personali esigenze, ai suoi personali valori. Ecco perché ha richiesto eventualmente un trattamento di tipo individuale: quindi in base a quello che tu sei, al tuo passato, alle tue ferite, ai tuoi bisogni, ai tuoi valori, alle cose per te irrinunciabili. Lì si può impostare un qualcosa, per il resto si va un. Poi in automatismo, però diventa proprio segno dell'amore per se stesse. Farlo nella maniera che ci è più propria, altrimenti diventa l'ennesima schiavitù che dura un mese, due mesi, tre mesi. Poi sbroccate e cominciate a fare quello che volete. Questo è quanto volevo passarvi sul mio concetto di routine e sulle mie abitudini. Vi ringrazio tantissimo.